La Camera respinge. Passiamo al 2.10 Pisicchio, che chiede di intervenire. Prego. Grassi, mi faccia lei segno perché non capisco se... Ok. Magorno ha votato, è chiusa la votazione. La Camera respinge. 1.50 Civati, parere contrario del relatore di maggioranza, favorevole del relatore di minoranza. Il governo si rimette sempre all'Aula, è aperta la votazione. Folino, Toninelli, Misuraca, onorevole. Grazie Presidente. In logica continuità con la questione di pregiudizialità costituzionale che Forza Italia ha presentato, di un principio palesemente della Commissione Bilancio sulla mancanza di copertura della norma, da questo punto di vista dovremmo fare un calcolo rispetto a questo, ma la legge adeguandosi poi l'ha prevista. E non è peregrino il ragionamento che fa il relatore in Commissione Bilancio, e io lo voglio dire anche insomma agli autorevoli membri della Commissione che si sono espressi. Non è assolutamente peregrino quel timore. E insomma mi preoccupa un po' l'atteggiamento spiccio del relatore che dice vabbè, ma non ti preoccupare Marchi, tanto noi vogliamo fare solo per i parlamentari, vogliamo ridurre. Sì, ho capito, ma nel momento in cui facciamo la norma poi la consegniamo, voglio dire, a qualcosa che è indipendente dalla nostra... Siamo convinti dell'alto ruolo che ricopre il parlamentare. Pensiamo però che in un momento di sofferenza sociale la dirigenza di questo paese dovrebbe dare un segnale e quindi